Amiche, amici di Volon Bright, siamo in compagnia di Angela che ha partecipato alla visita guidata inclusiva del progetto Mau for All 2022. Angela, ti vorrei chiedere come hai trovato questa esperienza. Allora, molto interessante, non solo per la disabilità in generale, ma per tutti, perché scopriamo la nostra città. Io sono abituata ad andare a visitare i musei, fare visite guidate. E per me è stato interessante perché ho studiato la lingua dei segni per 3 anni e quindi fare una visita in LIS è stato bellissimo. Dal punto di vista culturale è stata un'esperienza molto molto interessante, considerando anche che io abito nel quartiere da 35 anni. E molte opere che ho avuto il piacere di vedere le ho viste per la prima volta, perché non sempre abitando in un quartiere uno fa caso a che cosa sotto gli occhi. Dal punto di vista dell'accessibilità, considerando che io ho una disabilità motoria e quindi sono sulla carrozzina, accedere in alcuni punti, no, del Museo di Arte Urbana, che è un museo a cielo aperto, si fa fatica anche con le carrozzine a motore in questo caso. Quindi sarebbe consigliabile che l'amministrazione se ne occupasse da qui ai prossimi anni, sia per la gente del quartiere stessa che per chi viene da fuori, perché è importante. Allora, in realtà è stata un'esperienza positiva. Ho visto che l'ENS appunto mi ha dato la possibilità di visitare, fare questa visita con il MAU, sono una persona curiosa, sono venuto e quindi c'erano non solo persone sorde come me e oltretutto la presenza di altre associazioni molto diverse e che mi ha fatto piacere conoscere. Inoltre c'erano anche gli interpreti e quello assolutamente per me è fondamentale. Come percorso diciamo che abbiamo visto tante cose ed è molto interessante grazie alla guida e gli interpreti. Probabilmente per noi, se non ci fossero gli interpreti, avremmo visto i quadri senza capirne nulla. Questo è il punto. E la consiglieresti come esperienza ad altre persone sorde oppure no? Direi di sì. Sì, sì, sì. Anche le altre mostre hanno sempre poca accessibilità. Cioè, sì, la guida, magari non c'è l'interprete. Ho provato a visitare tanti musei ed è sempre un po' difficile. Con la guida e l'interprete invece sì, assolutamente. Abito già in zona. Quindi il Borgo Vecchio Campidoglio lo conoscevo e avevo già visto diverse volte alcune opere di vari artisti, però è un conoscerne, oggi è stato un conoscerne in modo diverso, bello, inclusivo e mi è piaciuto, ma io questa zona, questo Borgo Vecchio consiglio a chiunque di venire a vederlo. Da una 25-30 anni è stato molto rivalutato e riqualificato.